microfono molto lungo e abitacolo arretrato. Sono questi i tipici canoni che ci fanno capire che siamo in presenza di una BMW Serie 1. Ed in particolare oggi qui abbiamo la nuova BMW Serie 1 scelta da autoappassionati per un nuovo entusiasmante test. Infatti l'unità propulsiva è il 120D, cioè 184 cavalli per un motore 2000 turbo diesel. E ora non ci resta che salire a bordo per provarla insieme. Troverò il mio Serie 1 molto fresco, perché ho potuto impostare, grazie all'applicazione BMW Remote, disponibile per tutti i sistemi Apple, la climatizzazione automatica. Ho impostato un orario e così la troverò bella fresca. Inoltre è possibile anche localizzare la propria BMW o aprirla tramite il telecomando. Siamo alla guida di questa BMW Serie 1. Che dire, c'è una caratteristica che la rende davvero unica e unica nel suo segmento, segmento che come sappiamo è combattutissimo perché abbiamo la Giulietta, abbiamo la Golf e quindi agguerrito. Ma quest'auto è unica in questa caratteristica nel suo segmento, ovvero alla trazione posteriore, che la rende molto divertente alla guida, almeno a me personalmente è piaciuta molto. Certo, qui ci si interroga sul problema in cui ci si interrogano davvero tanti automobilisti: è meglio essere spinti dietro o tirati da davanti? Beh, dinamicamente possiamo dire che avere una trazione posteriore aiuta l'ingresso forte in curva, perché ci permette di rimanere più all'interno, mentre una trazione anteriore ci può portare più all'esterno, ma lì va anche molto a sensazioni. A me, come ho già detto, questa BMW Serie 1, una trazione posteriore, piace davvero molto. Che dire, ci sono gioie e dolori, perché forse il dolore più grosso arriva da quando si andrà a mettere mano al portafoglio. La nostra Serie 1 in allestimento urban, con appunto il 2000 turbo diesel a 184 cavalli e il cambio doppia frizione 8 marce di casa BMW, costa circa 43.000 euro. Sono davvero tantini da qualsiasi lato la si guardi. Abbiamo anche diverse modalità di guida che possiamo scegliere attraverso questo selettore. Abbiamo la modalità Eco Pro, che ci permette di consumare molto poco. Abbiamo la modalità Comfort, la modalità Sport, che tiene il motore più brioso, quindi permette anche delle scalate più rapide tenendo sempre su di giri e bello grintoso il motore. Ed infine la modalità Sport Plus toglie i sistemi elettronici, diciamo, quindi rende la guida molto divertente, ma ve la consiglio in pista. La trazione posteriore, per chi non è molto esperto, non è certo facile da guidare. Se a sorprenderci il negativo è stato un numero, cioè il dato del prezzo a cui è venduta questa BMW, un altro numero ci ha sorpreso, ma questa volta in positivo. A sorprenderci infatti è stato il dato del consumo, 16 km litro, un grande dato per una vettura con queste prestazioni. Davvero parca, ma molto divertente. La posizione di guida è ottima, ci si trova subito a proprio agio, bella, bassa, come piace a me, bella grintosa attaccata all'asfalto, 184 cavalli da sfogare, puro divertimento per questa BMW Serie 1. Inoltre troviamo anche dei sistemi di ausilio alla guida elettronici grazie alla telecamera posizionata sul parabrezza, che ci rileva con un sensore ottico le strisce, e quindi quando usciamo erroneamente, soprattutto può capitare in autostrada magari per un colpo di sonno, usciamo dalle linee, una vibrazione sul volante ci avvisa che lo stiamo facendo e quindi possiamo correggere la traiettoria. Serie 1 costerà anche 43.000 euro. Si diverte davvero tanto, anzi tantissimo.